Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a fare una reazione squishy ma non squishy, perché qui ho le nuovissime Bubble Ball della Chicaboom. Questa è la seconda versione. Io ricordo di aver portato la primissima versione tantissimo tempo fa. Praticamente si tratta di nuovissime squishy ball, stress ball, super super glitterate. O per esempio, guardate questa qui, piena zeppa di stelline glitterose. E questa per esempio dovrebbe contenere anche delle bizzo tra le stelline, quindi non vedo l'ora di squisciarle tutte e vedere come sono. Io qui ho tutta la box e le Bubble Ball della Chicaboom si trovano in edicola al prezzo di 2,99€, ball più magazine, che io purtroppo non ho perché queste ball mi sono state inviate dalla Chicaboom e purtroppo si sono dimenticati di mandarmi i magazine, ma voi non dimenticate di richiederli al vostro edicolante perché vi spettano di diritto, dovete assolutamente averli. Se anche voi siete curiosi di vedere queste ball, lasciate mi piace adesso, cerchiamo di superare i 1000 mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come French Dreams Official, dove sto cercando di pubblicare più foto al giorno e tantissime Instagram Stories. Prima di andare al video saluto Frizzy00 e Dorotea Ristova. Come al solito le regole per essere salutati nei miei video le trovate giù in descrizione. Ed ora andiamo subito alle balls. E ok, quindi eccoci qui. Guardate quanto è bella la mia box, tutta in spagnolo, perché qui c'è scritto Bubble Ball, Fluo Metal e Party Jelly, che sono i due tipi di nuovi ball. E poi c'è scritto tutto in spagnolo, Aplasta, Estruia, seconda edizione, sempre scritto in spagnolo, Libera el Slime, super viscoso. Vabbè, lo spagnolo è molto molto simile all'italiano. Qui c'è scritto però in italiano questo piccolo pezzettino e c'è scritto attenzione. Ok, sono le avvertenze: non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, piccole parti, potrebbero essere ingerite o inalate, le solite cose. Fatemi vedere però se c'è scritto qualcosa sul tagliarle. Ok, non c'è scritto niente sul non tagliarle, perché in un prossimo video, se voi volete, rispondete anche al sondaggio, le andremo a tagliare per vedere cosa contengono e soprattutto proveremo a fare uno slime con ciò che contengono. Volete? Rispondete al sondaggio. Allora, andiamo ad aprire quindi la nostra box. Ci troviamo subito un volantino. Questo, vabbè, è quello che danno agli edicolanti per esporli fuori dall'edicola, per dire, ehi, qui noi vendiamo le nuovissime Bubble Ball. Però anche questo è scritto tutto in spagnolo. Però qui ci sono i nomi delle varie ball, quindi questo magari lo teniamo avanti in mancanza del magazine per vedere i nomi. Perché guardate, i nomi sono in italiano qui scritti, Ad esempio sirena, tesoro, verde più rosa, fucsia più blu, cobalto, quindi turchese, cioè sono scritti nomi in italiano, ma che cosa strana. E la collezione completa è composta da 12 colori, quindi sono tantissimi. Iniziamo subito pestando il primo. Sono chiuse in queste confezioni in plastica, nella solita bustina. Andiamo subito ad aprirla e qui abbiamo l'etichetta che vi dice che tipo di ball avete preso. Per esempio questa qui è un fluo metal. Vediamo se c'è scritto anche il nome. No, se mi sentite un po' con la voce strana, ho un leggerissimo raffreddore, ma davvero super super leggero, da che faceva un caldo terribile, adesso diluvia, in questo momento sta piovendo. E anche quindi se sentite dei tuoni in sottofondo è perché sta piovendo. Ma non perdiamoci in chiacchiere. E poi vabbè, qui c'è di nuovo il prezzo, che è di 2,99€, che è un prezzo molto conveniente, cioè 3€ una ball gigante. Ma non perdiamoci in chiacchiere, già l'ho detto tante volte, ma squisciamo subito la nostra ball, che ha il guscio verde. Ah, forse vogliamo togliere prima questo. Ok, ho tolto questo pezzetto perché altrimenti potrebbe bucare la nostra ball. Quindi abbiamo un fluo metal e io credo che questa sia lemon più turchese, perché gialla fuori, un limone, poi la massaggiamola, perché mi sembra che un po' il colore era tutto da una parte. La massaggiamo. Che cosa sei tu? E il fatto che si gonfino soltanto 3 palline qui è inquietante. Voi vabbè, se mi seguite da un po' sapete che ho un po' di problemi con le squishy ball, smash ball, bubble ball, qui si chiamano ormai. Questi antistress hanno 20.000 nomi, ma chiamiamola pallina antistress. Ho un po' di difficoltà sempre a far uscire tante palline.
Oh, ecco qui ci stiamo riuscendo, ok. Il colore all'interno è un turchese celestino molto molto chiaro, con tanti tanti micro glitter sottili 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 pearlescenti. E vedete, giocandoci un po', ammorbidendo la plastica, voi più ci giocate più ball, più pezzetti di ball si riempiono. Abbiamo ammorbidito la plastica e quindi guardate qui adesso, fantastico. E anche se è bella cicciotta, non è dura. Passiamo alla prossima, andiamo a questa qui, andiamola ad aprire. Questa è una party jelly, che tra i due tipi, ovvero flow metal e party jelly, è quella che sono più curiosa di provare. Vado a togliere un attimo questo. Anche questa ha la retina bianca e il tappino bianco sul retro, anche se forse questo tappino è un po' più grande di questo, notate? Ecco che ricomincia a piovere come se non ci fosse un domani. Penso che questa sia Starry. Si vedono tantissimi tantissimi glitter e già iniziando a massaggiarla così dentro si sentono altre palline, quindi io credo che queste contengano delle beads. Allora, vedo quindi tante palline, e qui ci sono un po' di glitter fuoriusciti, quindi possiamo già vedere che ci sono delle stelline, però non la mette a fuoco la mia stellina. Metti a fuoco la stellina, eccola qui, vedetela quanto è carina, è piccinissima. Andiamo subito a squisciarla. No, mamma mia. Ok, all'interno ci sono delle beads colorate sui toni del rosa, dell'arancione e del giallo. Mi piace un sacco. Dentro, oltre alle stelline, ci sono anche delle mini paillette iridescenti che vanno sul verde, giallo-verde. Quindi questa è tutti sui toni dell'arancione, del rosso. Questa è stupenda. Mi piace un botto. Passiamo alla prossima. Anche questa è una party jelly. Da notare, le confezioni sono differenti, le due etichette. Le fluo metal sono gialle, le party jelly sono bianche. Cavolo! Questa credo che sia Ocean, perché è piena zeppa di glitter verdi. Wow, quasi foil. Quindi se lo vedete sembra quasi quel verde specchiato, infatti riflette tantissimo la luce. Andiamola subito a squisciare, perché anche qui sento qualcosa di pallinoso all'interno. No! Wow! Allora, questa contiene delle beads blu e verdi, sì, molto oceanose. E poi questi glitter tipo foglia d'oro, sì, dei ricciolini di glitter, però se riuscite a vederli sono fenomenali. E i glitter più che verdi sembrano dorati. E tu torna dentro. Questa al momento tra le tre che ho aperto è la mia preferita. Questa è Orange Pure Gold della serie Fluo Metal, guscio arancione. Andiamola a squisciare. Wow, e all'interno è dorata, molto molto morbida. Vedete, subito sono riuscita a far riempire tanti pallini. Adesso ho anche le unghie più corte, quindi non ho paura di bucarla. Passiamo alla prossima e abbiamo un'altra party jelly, e questa è Sirena. All'interno ha tantissimi glitter blu. Andiamola subito. Oh. Allora, questa ha tantissimi glitter blu e poi balls blu. Ma questa tra le party jelly è la più semplice, ma è anche bellissima. Soltanto, vabbè, per il momento la mia preferita resta Ocean. Yeah! Però per il momento la mia preferita resta Ocean. Prossima. Ok, questa è un'altra fluo metal. E abbiamo Cobalto Crayola. Andiamola subito a squisciare. Oh cavolo, quando fanno così io ho sempre paura che possano esplodere. Cerchiamo di far ammorbidire un po' la plastica. E dai, non vi gonfiate sempre gli stessi. Adesso sicuro si sente in sottofondo anche il rumore della pioggia. Sto iniziando a registrare di mattina perché ho pensato la mattina ci sono meno rumori di sottofondo, la mattina presto. E invece no, perché c'è il diluvio universale fuori. All'interno comunque questa, come potete notare, ha del liquido fucsia. Loro lo chiamano color crayon, ma non sono sicura di che colore sia, e ha anche dei micro glitter, delle perlescenze violacee. Soltanto mi spaventa il fatto che si riempia soltanto un buchino. Se voi l'avete acquistata questa, ditemi se anche voi fa così. Andiamo alla prossima, e questa è Fluo Metal verde più rosa.
Ok, la bowl è tutta verde. Andiamola subito a squisciare. No, ti prego, anche tu soltanto uno. E queste qui, fluo metal, l'ho notato, tendono a riempire pochi cerchietti alla volta. Continuo a chiamarli cerchietti, ma non mi viene il termine. Invece quelle lì, party jelly, si riempiono tutte senza problemi. Però questo ha un liquido rosato molto molto bello all'interno, sempre con qualcosa di glitteroso, di qualche perlescenza argentata. Infatti questo sembra molto metallizzato come colore, vedete? E anche questo mi piace molto, soltanto è spaventoso il fatto che si riempiano poche bolle. Cioè guardate, questa sta diventando gigante. Bisogna semplicemente ammorbidirla un po'. Il gioco è questo, perché sono tutte nuove. Vedete, mano a mano che le ammorbidite, voilà. Questa è la penultima fluo metal ed è violet più silver. Allora, la nostra bowl sembra morbidissima al tatto. Wow, all'interno ha tantissima liquido. Noi lo chiameremo liquido, ma io credo che sia slime. Però non dimenticate di rispondere al sondaggio se volete che io le vada a tagliare. Ma io credo che sì, comunque sia slime. Ha tantissimo slime argentato all'interno. Wow, bellissimo. E poi il fatto che la bowl sia viola comunque colora leggermente lo slime di viola. Mi piace un sacco. Wow, guardate qua. Questa subito si sono riempiti poi tutti. Andiamo all'ultima fluo metal e abbiamo fucsia più blu. Ok, la bowl è tutta rosa, fucsia, magenta, molto molto acceso. Andiamola a squisciare. Wow, è un blu perlescente, bellissimo, bello bello bello. Questa è un po' più duretta degli altri, ma il fatto che sia più duretta le permette di riempire tutti i cerchietti. Abbiamo tesoro, il mio tesoro. Questa ha tantissimi glitter dorati e le beads all'interno sono verde chiaro, arancione e giallo. E guardatela qui. Andiamo alla penultima, Magic Pink. Ha tante stelline argentate e glitter rosa. Squisciamola subito. Wow, all'interno le beads sono rosa e viola. E il fatto che come ci abbiano aggiunto questi glitter mi piace tantissimo. Il mio tipo preferito sono assolutamente queste party jelly. Sono anche molto molto più morbide rispetto ai fluo metal. Come la squisciate si riempiono tanti tanti buchini. Ultima, e questa l'ho lasciata per ultima perché si chiama Unicorn. Paillette a forma di luna turchese e balls viola, lilla e celeste. Wow, guardate questa ball. Abbiamo trovato la mia preferita. Allora, le abbiamo aperte tutte e 12. Come nuova versione di Bubble Ball mi piacciono tantissimo sia queste qui party jelly che queste qui fluo metal. Tra le fluo metal la mia preferita in assoluto è fucsia blu, è bellissima. Mentre tra le party jelly ho due preferite: ho Ocean, che è questa qui verde, e Unicorn, che è questa qui con le paillette a forma di luna. Quindi quando le andrò a tagliare, iniziate a togliere queste tre, ma ditemi nei commenti quale volete che io vada a tagliare in un prossimo video. Quindi ditemi un po' quali vogliamo tagliare. Per 3 euro queste bowl sono super super approvate. Voi le avete acquistate, le acquisterete? Fatemi sapere tutto nei commenti. Lasciate mi piace se volete altri video del genere e se domani volete una nuova slime challenge. Per iscrivervi al canale cliccate qui su Ocean, mentre per vedere altri video sul mio canale cliccate su Unicorn. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!